Il tapiro d'oro di Striscia la Notizia non perdona proprio nessuno e anche la bella Diletta Leotta non è riuscita a sfuggire. La conduttrice sportiva è stata raggiunta dall'inviato della trasmissione satirica Valerio Staffelli mentre si trovava negli studi di Radio 105. Il volto di Dan, alla vista del tapiro, ha accolto Staffelli con un grandissimo sorriso dicendosi onorata di ricevere questo riconoscimento. Probabilmente non immaginava ancora il motivo per cui avrebbe meritato il simpatico animaletto d'oro. Ecco allora il riverente inviato di Striscia far luce sulle cause di questa consegna speciale. Diletta Leotta tapiro, l'accusa della collega Paola Ferrari nei giorni scorsi, Diletta Leotta è stata oggetto di dichiarazioni poco piacevoli da parte della conduttrice sportiva della RAI, Paola Ferrari, che ha accusato l'anima di Diletta Gol di essere rifatta. Non solo, l'insinuazione della giornalista si è spinta un po' oltre, alludendo al fatto che la carriera della Leotta sia particolarmente legata al suo aspetto fisico, senza il quale, probabilmente, non avrebbe raggiunto questi traguardi professionali. Trovo diseducativo che una ragazza decida di rifarsi il seno ed il lato B. Ha affermato la Ferrari, forse senza ritocchi ci avrebbe messo più tempo per arrivare al successo. Diletta Leotta, Striscia la Notizia, la risposta alla consegna del tapiro. La risposta di Diletta Leotta non è tardata e non è stata meno tagliente: io non seguo molto Paola Ferrari, sono contenta perché lei mi segue e parla di me. La ringrazio, non è vero che mi sono rifatta. Quindi Staffelli ha improvvisato un piccolo quiz sportivo per dimostrare il meritato successo della Leotta, verificando che oltre la bellezza ci fosse anche la preparazione. Una preparazione un po' vacillante che le ha fatto guadagnare una sola risposta su tre, ma che ha confermato ancora una volta la simpatia della giornalista siciliana che si è detta davvero felice di aver ricevuto il suo primo tapiro. Leggi anche, maggiore Stefano De Martino e Belen sono di nuovo insieme? La risposta è ambigua.